Paolo, tu sei cugino di Nino, tra voi c'era un legame molto molto profondo. Che persona era Nino? Per me Nino è un fratello, non è un semplice cugino, è un legame proprio di fratellanza, sin da piccoli giocavamo sempre insieme. Lui sta sotto, io sto sopra, quindi questo fa capire tutto, insomma. Era una persona buona, socievole, solare, sempre disposta a dare aiuto, una mano agli altri. Lavoratore, ed è per questo che appunto adesso non c'è più, perché lui è andato lì per lavorare. Siamo distrutti. Ha lasciato la sua terra, ha lasciato Barcellona, ha lasciato Milazzo per andare in Inghilterra e c'era riuscito, ce l'aveva fatta. Sì, si trovava benissimo, ormai da 4 anni che era lì, addirittura lui era stato chiesto anche l'avvicinamento, però aveva detto appunto che voleva rimanere lì perché si trovava molto bene, aveva creato un gruppo di amicizie e il lavoro gli piaceva, insomma, era quello che voleva fare. Come avete appreso questa notizia? Quando l'avete appresa? La notizia noi l'abbiamo appresa soltanto ieri in tarda serata, verso le 11:30, mezzanotte. Niente, ci hanno chiamato direttamente lì dalla cittadina una amica di Nino, in quanto appunto noi avevamo chiesto notizie, ma nessuno riusciva a darcene, sia nell'ambiente lavorativo che appunto tramite il telefono non rispondeva già da una giornata. I tuoi zii, i genitori di Nino sono già andati in Inghilterra. Sì, questa mattina sono partiti con il primo volo da Palermo e ancora sono in viaggio e devono arrivare in Viaggio della Speranza. La comunità di Montagna Reale oggi piange una povera vittima, una ragazza che ha trovato un destino atroce. Sì, in effetti è un destino atroce, proprio crudelissimo in questi casi. Niente, Francesca era una ragazza ben voluta da tutti, 20 anni. Era sempre in giro, tutti la conoscevamo, l'abbiamo vista crescere, ecco, perché meno male si sa, i 20 anni sono quelli, noi già sessantenni li abbiamo visti crescere tutti questi ragazzi, quindi era sempre una ragazza solare, tranquilla. Probabilmente, chissà cosa è potuto succedere nella mente, almeno di quello che si dice di queste persone, perché c'erano là, quindi probabilmente sono gli omicidi. Non sappiamo niente ancora di tutto questo. Ci siamo messi in contatto con la Farnesina e loro ci hanno assicurato il massimo appoggio ai familiari, sia del ragazzo che di Francesca. Però ancora c'è molto riservo sulle indagini, quindi anche loro sono un po' all'oscuro, ecco. Perfetto, si sa già il rientro della salma, delle salme, visto che c'è. No, no, ancora niente, niente. Che ricordo ha lei personalmente di Francesca, visto che la comunità è Sì, pure piccola? no, Francesca, io, guarda, sa, mia moglie ha la farmacia, quindi veniva in farmacia, si prendeva le medicine perché doveva portarle, e poi ultimamente avevano un cagnolino, gli veniva a prendere le traverse per il cagnolino, cioè era sempre una ragazza molto solare, salutava tutti, veramente era una ragazzina molto molto per bene. Poi ogni tanto dava una mano in giro, dava una mano qua a sua zia che aveva un negozio, stava così, stava là, per cui diciamo, tutti meno male la conoscevano e hanno tutti un buon ricordo. Che cosa le mancherà più di tutto? Ma il sorriso, aveva un bel sorriso, Francesca. Devo dire Guardi, chi era guarda, Francesca. brava, vincente, guardi, mamma mia, una brava ragazza, una ragazza intelligente, è stata l'una mia pure. E siamo scioccate, non sappiamo che cosa. 21 anni, ancora 20, 21 anni, figlia di una corsa, ne è andato a fare, si è buscato una scheggia di pane e invece ho trovato la morte. Capito? Povera Nuccetti, ma poi non si sa come l'hanno ammazzato, non è che si hanno dichiarato proprio, l'hanno ammazzato, ma poi qual è questo motivo? Che hanno fatto? L'hanno ammazzato, si sono ammazzati loro, boh. Perché all'estero capivo, non è che è tanto facile. Qual è il ricordo che ha di Francesca da bambina? È una ragazza solare, una brava ragazza, educata, prima di tutto. Qui abitava proprio qua, vicino a me, già a porta. Era sempre, appunto, sempre pronta, figlia Veda, se ci diceva qualcosa, era sempre pronta, si era sistemata, si aveva picchiata patente, portava la macchina ancora. Non era finchetta secco, lavorava pure a patente, una cosa secondo fanno pane, che sa ciò che facevano i dolci, non è che c'è dire.
Però già avevo un lavoro, figlietta mia, si cercava, capito? Non è che sperava speranza che qualcuno la manteneva, no, lei lavorava. Era andata a trovare il ragazzo lì. È andata a trovare, sì, per farsi un Natale, oppure venivano tutti e due, non lo so se A tornavano, quanto guarda. pare il ragazzo lavorava nel periodo delle festività, Sì, lavora di perché più, lavorava, casino. sì, o casino. E quindi lei è andata a Sì, trovarlo sì, sì. e purtroppo è il destino. Purtroppo ha trovato la morte, che ancora non era l'ora. Troppo giovane, figliato Magone, troppo giovane. Che si può fare? Siamo tutti scioccati qua, paesani, sfurastere, tutti. Che sai come sono sti paesini, ne conosciamo tutti e quindi è una disgrazia, soprattutto se frappi. Grazie.